L'interrogazione di Fratelli d'Italia avverte ancora una volta in termini di mondo di cooperazione, aiuti alla cooperazione internazionale. È emerso, avevate erogato 50 milioni alla Tunisia, poi 21 milioni alla Bolivia. Purtroppo vi siete dovuti arrendere ed è tragicamente vero. E tutto ciò avveniva mentre i nostri medici nelle corsie in Italia asciugavano le mascherine e morivano come dei moscerini perché non avevano dispositivi di protezione sanitaria. Voi trovavate evidentemente necessario, urgente, indifferibile in quel momento erogare 70 milioni di euro per la cooperazione internazionale alla Bolivia e alla Tunisia. Abbiamo però approfondito il tema e abbiamo scoperto che vi sono altri 500 milioni di euro mal contati destinati alla cooperazione internazionale che avete improvvidamente, sciaguratamente in mente ancora di erogare. Con questa interrogazione Fratelli d'Italia chiede se vogliate soprassedere dall'erogazione di questi fondi per la cooperazione internazionale e se abbiate compreso che l'emergenza pandemica non serve solo per recludere ai domiciliari gli italiani e violare ogni norma costituzionale e ogni libertà costituzionale degli italiani. Magari vi dovrebbe anche far comprendere che il mondo è cambiato e che le risorse debbono essere destinate a curare le ferite di questa nazione. Grazie, avrà la governo. La cooperazione costituisce parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, come affermato dalla legge 125 del 2014. I fondi stanziati nella legge di bilancio 2020 per interventi di cooperazione allo sviluppo ammontano a circa 455 milioni di euro. Sentito, 455 milioni di euro. Viviamo in un momento di particolare e temporanea difficoltà, ma rimane nostro interesse sostenere i paesi che hanno strutture sanitarie e socio-economiche fragili. In questi giorni stiamo vedendo quanto sia importante la solidarietà sul piano internazionale. L'Italia ha ricevuto materiale sanitario e personale medico da ogni parte del mondo. La solidarietà ricevuta dall'Italia? Aspettate la risposta, che parleremo anche dei 209 milioni di euro che abbiamo pagato alla Cina per le mascherine. La solidarietà non è solo un imperativo morale, è un interesse... Dai, il fiore all'occhiello, la solidarietà, ovviamente nessuno pensa a curare le ferite di questa nazione. La cooperazione italiana è e deve rimanere un fiore all'occhiello, un interesse nazionale, un'eccellenza del nostro paese che si unisce a pieno titolo alle tante altre che hanno reso l'Italia grande e ammirata nel mondo. La parola al collega del Mastro delle Vedove per 2 minuti. Prego. Sono clamorosamente insoddisfatto a nome di Fratelli d'Italia della sua risposta. L'unica cosa di cui dobbiamo darle atto è della candida onestà con cui ha smascherato le callide menzogne del ministro Di Maio, che sino ad oggi ha tentato vanamente di negare che tutto quello che diceva Fratelli d'Italia è vero. Allora, parte 1, mentre non avevamo i soldi per comprare le mascherine per i nostri medici, abbiamo erogato 71 milioni e mezzo alla Tunisia e alla Bolivia. Parte 2, giacché con Di Maio nella migliore logica pentastellata errare non basta, bisogna perseverare diabolicamente, mantenete 500 milioni di euro per la cooperazione internazionale e non avvertite neanche la vergogna nel momento in quale nel Cura Italia, indebitando l'Italia, avete messo 250 milioni di euro per il potenziamento sanitario. Vale il doppio per voi la cooperazione internazionale. Avete messo 50 milioni di euro, indebitando l'Italia, per il potenziamento nella produzione delle mascherine. Vale 10 volte tanto per voi la cooperazione internazionale. Avete dato 600 euro alle partite IVA, ma ne date 500 milioni di euro per la cooperazione internazionale. Questo è quello che avete in testa. E le dirò di più. Ministro, lei mente sapendo di mentire, oppure chi l'ha scritto, quello che lei è venuta a leggere, è un mentitore seriale, perché non è assolutamente vero che c'è una legge che ci impegna e ci vincola giuridicamente. La legge 125 non è un impegno vincolante per lo Stato italiano, che rimane sovrano nelle sue decisioni in termini di politica internazionale degli aiuti comunitari. Spero, e termino, che le smettiate anche con la retorica di dire abbiamo fatto tanto ma abbiamo ricevuto anche tanti aiuti e tante mascherine. Gliele dico io come le avete ricevute le mascherine voi dalla Cina. 209 milioni di contratto e la Cina vi ha venduto a voi a 30 centesimi le mascherine chirurgiche che la settimana prima vendeva a 10 centesimi, a 1,50 euro l'una le mascherine FFP2 che una settimana vendeva prima 80 centesimi. Quello è sciacallaggio e approfittare della difficoltà dell'Italia.
altro che aiuto internazionale. E con questi 500 milioni voi fate l'aiuto internazionale dimenticando clamorosamente che dovete prima di tutto curare le ferite di questa nazione. Non mi parli poi di mercati esteri, perché sentirmi dire che con questi 500 milioni entreremo nei mercati esteri vuol dire che non avete ancora capito che il problema di oggi è la desertificazione industriale dell'Italia, non la penetrazione nei mercati esteri, ai quali non date risposta perché giocate con la cooperazione internazionale.